Ragazzi, è arrivato il nuovo video di aggiornamento su FC25. Oggi si parla della modalità Rush, cioè il calcetto, fondamentalmente, che hanno integrato in maniera differente in tutte le modalità. Quella di oggi sarà una panoramica di queste varie tipologie di integrazione della modalità. Speriamo di ottenere delle informazioni chiare che ci diano anche un po' di entusiasmo, visto che l'ultimissimo approfondimento del gameplay ci ha un pochino intristito. Vogliamo dire così, oggi speriamo che le cose vadano sensibilmente meglio. Per cui parto e ovviamente poi mi fermerò ogni qualvolta ne avrò bisogno. Tenete presente che oggi l'audio italiano non c'è, ma i sottotitoli sì, quindi ci accontenteremo di quelli. Football is nothing without five-a-side. FC25 brings the most social way to play every game mode for the first time ever. Introducing Rush, five-a-side matches for the game this year. Breno and Danilo, take it away. Rush 5v5 is something completely new to the FC franchise. 5v5 has everything that 11v11 has to offer, but on a smaller pitch. It's a new way to play your favorite modes in FC. While gameplay will feel the same as any match in FC25, there are some notable differences that make Rush special. Each match starts with a new kickoff experience that sees players rushing towards the halfway line to see who can claim possession. And to accommodate the smaller pitch, we have changed the offside rules, so... In pratica... No, scusate se è troppo dubito. In sostanza abbiamo già definito sta modalità. Cioè, siccome il calcio d'inizio dipenderà dalla velocità dei giocatori, aspettiamoci 4 giocatori su 5 i più veloci del gioco, almeno nelle modalità multiplayer, ecco. Certificato, credo, no? The offside rules so that a player can only be offside in the attacking third. There are no red cards in Rush. Quindi il fuorigioco si applicherà solamente nella parte difensiva della squadra avversaria, non a tutto campo, e non avrà regole diverse. Quindi solo sulla tre quarti offensiva si può andare in fuorigioco. Offside in the attacking third. There are no red cards in Rush. When a serious foul happens, blue cards are issued, resulting in a temporary suspension from the pitch. If the opposition scores, the offending player will return to the pitch faster. We learned a lot. Quindi cartellino blu al posto di quello rosso e per un'espulsione temporanea in caso di gol subito durante l'inferiorità numerica, il giocatore rientra subito. From past small-sided game modes, which helped shape the design and feel of Rush. Quicker matches, zero long-term fatigue, and a clock that counts down to the final whistle. In the case of a draw, matches go to golden goal, followed by a new kind of 1-on-1 penalty shootout. Nike has designed a new custom stadium. Vabbè, in sostanza hanno riproposto quello. In quale FIFA c'era il calcetto? Io ero bambino. Mi sarebbe piaciuto vedere un campo indoor vero e proprio, senza tutte le tribune intorno. Diciamo che la sensazione è che si sia fatto o si stia facendo un passettino verso la Kings League. Stadium just for Rush in Ultimate Team and Clubs. We'll have more on that later this summer. Match day feels very different from other experiences in FC, with new broadcast overlays, cinematic intros, and new commentary from Fernando Palomo. And we're underway here. We mentioned this earlier, but Rush is something you can play across every game mode, in clubs, Ultimate Team, and career. In Ultimate Team, bring in a player from your club and you control that player for the entire match, which makes the experience feel much more personal. It's the perfect complement to the intensity of Rivals and Champs. And you can continue to earn rewards for your Ultimate Team squad. Progression in Clubs Rush is all about playing as a team as well, prioritizing winning games over individual performances. Every win contributes a victory point to your club's tally and improves your individual Rush rank, taking you one step closer to exciting seasonal rewards. Rush is integrated into Youth Academy in Manager Career, all centered around small-sided Rush games that allow players to have more control over Youth Academy development, taking the traditional skill games training we've had in FC to something more fun to play and more adaptable. The best and possibly most frustrating part of the beautiful game is communication. During the match, you can send quick messages and reactions to your teammates in Ora sulla parte carriera ci torniamo a fine video per un focus specifico. In real time. Or use the right stick to signal to your teammates where you want to go. Okay, that's it. Everything that you need to know about Rush.
I don't know about the rest of you, but I am ready to play this right now. Welcome back to the World's Game. Now, what will you do for the club? Vabbè, allora, io tornerei su sulla parte che già sapevamo, nel senso che nella carriera Rush sarà integrato sotto forma di modalità apposita per gestire le giovanili, cioè anziché avere una forma di allenamento particolare, lo sviluppo delle giovanili passerà attraverso Rush. Quindi, se ci date... Dunque, ci saranno... Così abbiamo anche modo di vedere... No, ecco, questa sarà l'unica cosa. Dunque, in transfer... Dunque, transfers non ci interessa. Ecco, Academy. Avremo dei tornei giovanili con le nostre promesse, giovani promesse, la cui struttura sembra molto simile appunto con l'overall attuale, il potenziale possibile... e il nostro osservatore. Quindi, per sviluppare più velocemente o forse in generale i giocatori delle giovanili, dovremo partecipare a questi tornei per le giovanili, che ok, quindi niente di nuovo, non volevo proprio andare a vedere. Vabbè, fondamentalmente si svolgeranno senza pubblico in questi campi che sono uguali appunto agli altri, ma non cambia granché. Io, ecco, credo che sulla carta sia una bella novità quella delle giovanili giocabili, anche per rendersi conto se un giocatore pada la mano può piacerci o meno. La sensazione e la mia paura è però che questa modalità possa risultare un pochino povera di spunti e dunque poco accattivante e poco stimolante, e dunque condurci a un che palle, non c'ho voglia, molto rapidamente, che sarebbe la cosa più brutta. Manca la sensazione, da quel poco che vediamo e conoscendo EA da questo punto di vista, è che manchi un po' di contorno tale da rendere magari un po' più stuzzicante l'attività. Spero non finisca come gli allenamenti prepartita dell'anno scorso, che l'hanno fatti forse in due nel primo giorno di commercializzazione del gioco. Poi, se conoscete qualcuno che faccia abitualmente gli allenamenti prepartita, fategli i complimenti da parte mia, perché insomma c'è... per il resto trovo onestamente questa modalità Rush interessante. Spero che sia stata sviluppata con la consapevolezza che bisogna fare qualcosa per renderla divertente, ecco, perché altrimenti rischio che sia l'ennesima cosa che si aggiunge a un contesto già pieno di cose, ma dove il giocatore medio fa un po' fatica a farsi trascinare. Non mi sembra una modalità, anche qui, che in qualche modo possa evidenziare o rendere il focus la parte difensiva. È l'ennesima modalità costruita per esaltare la componente offensiva. Credo che difendere qui sarà ancora più difficile di quanto già non sia normalmente, quindi sarà la classica modalità da 5 a 5, 6 a 5, 10 a 8... vediamo ragazzi, vediamo. Io non mi aspetto miracoli, però appunto trattandosi di una novità diamogli il beneficio del dubbio, però ecco, non ho visto nulla in questo video oggi che mi possa far pensare che sia un game changer, ecco, come integrazione. Mi piace però, ecco, molto il fatto che la progressione nel club, per quanto riguarda appunto la condivisione con altri giocatori, sia in qualche modo incentrata sui traguardi di gruppo e non su quelli individuali, così che ci sia magari anche più voglia di cooperare e di far risaltare la collaborazione fra giocatori. Comunque ragazzi, niente, per il resto io mi rimetto a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete notato, se vi è sfuggito, cioè se è sfuggito qualcosa a me che credete sia importante far presente, però ecco, non mi sembra ci sia poi tantissimissimo di cui parlare. Torna il calcetto, devo dire, l'avrei preferito nella sua forma originale dell'epoca, ma ripeto, è chiaro che l'obiettivo è quello di andare un po' in scia della Kings League e credo che col tempo verrà ampliato ultimamente, anzi non mi stupirebbe se poi fosse proprio integrata la Kings League in un prossimo FC, chissà, proprio magari nel prossimo. Comunque ragazzi miei, niente, fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.